Quanto odio quando i jungler stanno nascosti nel cespuglio. Cioè, gankami e basta, dritto per dritto. Stiamo scherzando? Stiamo scherzando! Ecco, lo sbalza, flash out, ovviamente se ne vanno. Penso che avrei perso anche senza mastery. In realtà non lo so. Era quello che stavo provando a cercare di capire anch'io, in realtà. Ciao! In questo video andremo a vedere insieme la build di Riella, i suoi oggetti, le sorone, i suoi incantesimi e ovviamente anche un bel gameplay. Ma senza perdere altro tempo, andiamo appunto a vedere la build. Quali sono gli oggetti che utilizzo su di lei? Il primo, quello che vado a costruire sempre, è la lama del re in rovina. Ti aiuta con il rubavita, quindi riuscire a curarti, e in più ti dà anche l'attack speed, quindi un oggetto molto buono con Riella. Poi io personalmente la gioco più mid che top e mi trovo molto bene con questo come primo oggetto. Se la giocate top potete pensare di fare anche l'annientatore divino come primo oggetto, ma mi è capitato più spesso di vedere la lama del re in rovina. Con questa build è una build proprio per non morire tipo mai. Perché? Perché voi andate a fare la lama del re in rovina, l'annientatore divino al posto del Trinity Force. Questo è importante perché anch'esso vi cura, vi dà salute massima, attacco fisico, velocità d'abilità. Quindi la lama incantata che vi fa fare appunto più danno grazie alla passiva della fulgore, eccoci qui, e poi vi fa curare e fa levare la vita in percentuale anche, quindi stracomodo contro i tank, quelli più grossi o gli altri fighter, e quindi qui ci siamo. Poi il terzo oggetto che vi aiuta insomma con le cure è la danza della morte, che vi fa prendere meno danni grazie alla cauterizzazione, che quando uccidete riprendete in parte come vita. Quindi con questa build qui, senza considerare l'eventuale speranza perduta alla fine della build, con questa build qui potete curarvi tantissimo. È difficile che arriviate sempre all'ultimo oggetto, di solito avete vinto prima perché i rally è broken. Ad ogni modo, primi due oggetti vado per questi qui. Se è un game dove non ci sono tank, proprio 0-0-0 invece dell'annientatore divino o tank o fighter, andate a fare Trinity Force, così in virtù della triade fate più danno, easy clap. Come terzo, allora, questo è un po' particolare, perché? Perché in teoria se voi fate la lastra pietra di Mercurio, vi fate meno danno. Perché? Perché, leggiamola, ottieni uno scudo che assorbe il 30% della salute massima, decade in 4 secondi, se ci sono 3 o più nemici nelle vicinanze il valore dello scudo aumenta del 100%, i danni inflitti sono ridotti di un 40% per 4 secondi. E per un campione come Riella che fa tanto danno con gli attacchi base, ovviamente questo è un nerf. Però che cos'è che è importante qui? È che spesso vi trovate in mezzo a delle situazioni molto brutte, quindi se siete in grado di sfruttare il vostro kit a pieno, buttandovi in mezzo, usando la maggior parte dei vostri danni, e poi usare appunto la lastra pietra per restare in mezzo, tankare un po' di colpi mentre vi allontanate, aspettando dei cooldown, è molto buono. Se la usate troppo presto, ridurrete i vostri danni in maniera assurda e quindi sarà uno spreco di oggetto. Se non vi piace o se avete paura di fare questa fine, andate a fare i calzari di Mercurio e poi andate a scegliere magari o la protocintura di Mercurio per essere super aggressivi, o altrimenti una bella Zonia se vi buttate in mezzo e volete aspettare un attimo. Comunque, il potenziamento delle scarpe di Riella è qualcosa di più personale, situazionale, quindi scegliete quello con cui vi trovate meglio. Ovviamente, come ho detto prima, poi c'è la danza della morte, mi ci trovo molto bene, vi dà armatura contro gli AD e vi aiuta invece contro gli AP con la cauterizzazione, perché gli AP di solito sono maghi che vi burstano, vi fanno tutto il danno insieme e voi lo riducete spalmandolo nel tempo, ecco, nel frattempo vi andate a curare. Non può mancare il buon angelo custode che vi aiuta a essere super aggressivi e farvi salvare dalle bruttissime situazioni. Anche qui, se voi avete fatto la lastra pietra, magari vi buttate in mezzo con l'angelo custode, state lì a menare, morite, appena tornate in vita potete attivarvi la lastra pietra per continuare a tankare per la vostra squadra, a meno che non vogliate fare super danni, a quel punto non la attivate e basta. Ultimo oggetto, ho messo la speranza perduta, che può darvi sia, cioè che vi darà sia resistenza magica che possibilità di curarvi, ma è l'oggetto che potete cambiare un po' di più, sono appunto questo, oppure la Guardian Angel, l'angelo custode, insomma. Questa è un po' una scelta anche personale, se capite che quel game non vi ammazzano o non ci sono problemi, anche un pegno di Sterak sarà super super forte. Un'ultima nota un po' situazionale invece qua riguarda la difesa, cioè la corazza spinata, o quantomeno in generale l'antiale. L'antiale è importante, quindi se lo fate da difesa fate il corpetto di rovi, se lo fate da danno andate a fare la chiamata del carnefice. Il fatto è che il memento mori su Riella non è che sia proprio questo grande oggetto. Qualche game dove mi è capitato di necessitare antial, mi sono semplicemente comprato il corpetto di rovi e l'ho lasciato lì come fino alla fine, proprio fine. E non mi sembra di averlo quasi mai completato in una Tormel, forse in un paio di game dove erano tutti con attacco fisico. E comunque, sì, non avete l'oggetto di danno, ma vi permette di stare più a lungo in mezzo al teamfight. Avete del danno che viene fatto quando loro vi attaccano e gli impedite di curarsi, quindi comunque non è da sottovalutare questo oggetto. Credo di averlo sostituito chiaramente all'angelo custode, di modo da poter avere comunque un altro oggetto aggressivo, sia che sia la speranza perduta, scusate il gioco di parole, sia invece lo Sterak.
Questa è un'infarinatura degli oggetti che io preferisco utilizzare su Irelia. Ma andiamo a vedere le rune, perché anche qui è molto importante. La runa che vado ad utilizzare ultimamente è il Conquistatore con questa build. Perché? Perché Little Tempo molto molto bella, molto divertente, attacchi più velocemente, ogni attacco consecutivo ti pompi. Però il concetto è che da quando hanno cambiato il Conquistatore, ottieni cariche di attacco fisico. Si accumula fino a 6 volte, al massimo delle cariche ottieni ruba vita fisico e magico. Vabbè, l'importante è quello fisico in questo caso. Se noi abbiamo già una build incentrata sul curarci tanto e in più ci mettiamo questa roba del Conquistatore, diventa veramente forte. Vi ricordo anche che la prima abilità di Irelia vi cura, quindi quello più la build, più il Conquistatore, più il fatto che le persone non buildano anti-heal, voi siete delle macchinette inammazzabili e quindi preferisco giocare con questo. Stessa cosa per Trionfo, le eliminazioni ripristinano salute, quindi, e fai più danno ai nemici con salute bassa, quindi vi curate anche con questo. Cure, cure, cure. Bellissima da giocare così. Cacciatore di danno importante perché vi dà tenacia, è importantissima per Irelia la tenacia, poter stare in mezzo al fight più a lungo possibile e prendere meno CC in faccia. Voglia di dolci, quella più situazionale come sempre, l'ultima, scegliete quella con cui vi trovate più comodi, quella che preferite in generale. Io con voglia di dolci mi trovo bene e quindi ho deciso di tenerla. Infine, come incantesimi, abbiamo l'ustione e il flash, che sono quelli che uso nel 99% dei game. Non credo di giocare differentemente su Irelia. Forse c'è stato un periodo in cui ho giocato, ho provato la barriera sempre perché mi curo tanto, allora tecnicamente mi curo di più e faccio più danno rimanendo a lungo in vita con la barriera, ma è un po' un azzardo, mentre l'ustione è la certezza. Ma adesso, senza perdere altro tempo, andiamo a vedere il gameplay, che tra l'altro è anche editato e tagliato dalle parti morte. Potrei prendere Lucian e vinco facilmente la lane, ma poi mi mena male. Irelia non è male. Aspettate, aspettate. Poi finisco di raccontarvi. Bello il range di quella roba, eh? Ok, vi giuro raga, mi ha preso l'adrenalina, non so perché, per fa stazione, stavo tipo col fiato sospeso. Dai che arrivo pure io, dai che arrivo pure io, dai che arrivo pure io. Sì! 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 Grande. Oh cavolo. Mi sembra scorretto. Perché ha preso la kill? Perché ha preso la kill? Lo saltavo, lascio morire e poi me la prendo. Sono morto. Dai però. Quanto odio quando i jungler stanno nascosti nel cespuglio. Cioè, gankami e basta, dritto per dritto. Ovviamente ha scelto il lato dove non c'è la pink. Vai, V, ti prego, fai qualcosa della tua vita. No, si sta per morirci, io lo sento, lo sento. Ti prego, non fare schifo. Vai, meno io, meno io. Perfetto. Cosa vuoi tu? Io lo vorrei ingaggiare, ma sono sicuro che c'è Shining che sta così. Ma c'era veramente la ward? C'era veramente una ward in quel cespuglio? Stiamo scherzando? Stiamo scherzando! Come attaccare lì? Arrivo. Oh, noise. Ma guarda quante ward! Ma come la squadra nemica ha ucciso il drago, raga? Cioè, nessuno che focussa Mastery, ma stiamo scherzando. Vai, grandi. Che bello. Non abbiamo i minion! No, non ci moriamo tutti, però. So, perché ha dovuto smitarlo, dai? Ma cosa fai? Ci vuole morire, eh? Out, out, out.
Magari sto inting. No, stiamo scherzando. Ok. Levo sta ward. Ok, boh, sono messo bene io. Un sacco di gold. La ulti utilissima di Ezra. Sapete cosa è servita questa ulti? A farmi perdere questi minion. Quasi. Ecco, mo. E mo non gli fa niente, zio, vai indietro. Vabbè, è andato. Perché? Vabbè, raga, mi sento male. Idiota. Non c'era nessun motivo per fare questa roba. Hanno un sacco di danno a D. E Kassadin sta indietro, quindi io mi farò l'ha detto danzo. Oddio, forse faccio prima questi e poi l'ha detto danzo. Ok. La torretta. No, 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 là dentro. Don't dive, please. My bad, sir. Ah. Beh. Lui ce la vuole fare, raga. Ma dove vai? Uno contro 800. Oh, cavolo. Ecco, me lo sbalza. Flash out e ovviamente se ne vanno. Forse col flash. No, me l'ha portato fuori. Porca loca. Vaffanculo. Mi è tornato il coso. Ma mi ha ucciso quello, se non altro. Non succede quasi mai che mi arriva un alert mentre sono offline, in realtà. Niente. Inutile. Vado a fare il blu io, in realtà. Penso che avrei perso anche senza mastery. In realtà non lo so. Era quello che stavo provando a cercare di capire anch'io, in realtà. Cioè, se secondo me no, in realtà. Allora, sicuramente c'è un po' di team diff, quello sì. Però, cioè, tu fai un sacco la differenza nelle partite. Arrivo, arrivo. Andiamo mid. Mi ero accorto che V era ancora viva. Sorry. Porca loca. Chi è morto? GG. Boom. Grazie per aver rispettato i patti.
In realtà c'è la ulti che è uguale al logo di Assassin's Creed, non ci ho fatto caso. Guardo altro quando uso la ulti.